tempo stesso una serie di dibattiti se e come e se mai si debbano limitare ulteriormente gli aspetti del traffico privato. Qui ci spostiamo da quello pubblico a quello. Quindi restrizioni, soprattutto in centro, del traffico privato e ipotetica imitazione, sia pure della differenza delle città, è ovvio, dell'esperimento milanese. Marco Doria, prego. Dunque, io ritengo che sia importantissimo perseguire una politica del traffico e della mobilità che incentivi l'uso del mezzo pubblico con corsie protette, tutelando un servizio che, come si diceva prima, è un bene essenziale per tutte le città. E disincentivi l'uso del mezzo privato. Rispetto all'esempio milanese, è chiaro che la conformazione della città di Genova è molto diversa. Genova non è una città come Milano, costruita a cerchi concentrici, per cui limitando l'accesso al centro è possibile comunque raggiungere tutte le parti della città. A Genova, bloccando Piazza Corvetto, è chiaro, si paralizza l'intera città, per cui non si possono adottare le stesse misure. Bisogna comunque disincentivare l'afflusso delle auto private in centro, ma senza poterci permettere il divieto. Sono contrario, ad esempio, a delle proposte che ho letto nel programma del senatore Musso di istituire, a pagina 59 del suo programma, un pedaggio per l'accesso delle auto in città, perché io mi sono detto, leggendo, ma come mai allora uno che abita a Renzano, a Ceranesi, a Busalla, nei comuni limitrofi, deve pagare per entrare in città? E ancora, A Milano avviene così. Un milanese che viene all'acquario deve pagare un pedaggio per entrare in città? Certo, non dovrà dover arrivare a ridosso dell'acquario con l'auto. Anche da questo punto di vista, io penso, a Parigi il turista non arriva con la macchina al Louvre, a Firenze non arriva con la macchina agli 5 secondi. Uffizi, e quindi a Genova bisognerà trovare i modi per farli parcheggiare un po' più lontano dal centro. Professor Musso, lei vuole chiudere il centro e far pagare un ingresso? No, Come pensa di fare? non è così. Allora, intanto bisogna dire che il ticket dove viene il pedaggio d'ingresso, dove viene applicato, funziona perché c'è un trasporto pubblico che funziona bene. Allora questo rappresenta un'alternativa seria. Siccome a Genova il trasporto pubblico è in condizioni drammatiche, evidentemente mettere un ticket significa praticamente mettere un'ulteriore tassa sugli automobilisti. Di fatto l'amministrazione in carica, che sostiene il candidato Doria, lo fa già perché ha una tariffa della sosta che è fra le più care d'Italia. Quindi di fatto questo ticket, invece che metterlo sull'ingresso nel centro, lo mette appena uno posa la macchina e quindi è praticamente la stessa cosa. Per quello che riguarda la possibilità o l'eventualità di fare pagare un ticket a chi viene da fuori Genova, ora diceva Marco, magari chi viene da Renzano, no, più propriamente chi viene da Milano, da Verona, poi studieremo le modalità per non penalizzare i pendolari, ma invece chi viene da un'altra regione per vedere l'acquario magari può pagare il ticket di mezzo euro o di un euro se questo è necessario per mettere a posto i conti dell'AMT, che questa amministrazione ci lascia in condizioni assolutamente drammatiche. Questa è una cosa che si può fare e che non colpirà i genovesi, però si può fare se si realizza quell'altra cosa che questa amministrazione annuncia e non fa, e cioè i parcheggi di interscambio. Questo non lo abbiamo ancora fatto, bisogna realizzarli. Allora, l'idea che se c'è la possibilità, come c'è a Milano, come c'è in tante città, di arrivare in città da fuori, a quel punto, o di lasciare l'automobile nel parco di interscambio o usare un trasporto pubblico che funziona, oppure di entrare e a quel punto sì pagare un ticket per utilizzare la città dove non paghi le tasse e dove vieni a fruire di qualche servizio, allora questo è giusto. Poi sulla mobilità privata bisogna anche parlare un po' e fare un po' qualcosa per la mobilità sostenibile, elettrica, ibrida. Anche qui l'amministrazione ha fatto tante chiacchiere, ma nessun fatto concreto. Quindi dalle colonnine di ricarica alle tariffe differenziate per la sosta, per favorire le auto elettriche e le auto ibride in questa città. Tra poco riprendiamo il nostro confronto su Telenord Radio Babole News 92.9 con Enrico Musso, ripartiremo da lui con la prossima domanda e Marco Doria, state lì, a tra poco.
Bentornati in diretta, buona serata ancora da Davide Lentini, ai nostri ospiti su Radio Baboleo News e Telenord. Sono Marco Doria ed Enrico Musso, i due candidati sindaco al ballottaggio del 20 e il 21 maggio per la carica di sindaco di Genova. Tra le varie domande, il PUC, il piano urbanistico che nelle sue linee è stato adottato dall'amministrazione uscente. Tocca rispondere per primo al professor Musso. Lei lo ha contestato aspramente quando è stato presentato, ha convocato una conferenza stampa, ha spiegato che cosa non va. Poi mi è parso che si sia un po' ricreduto di fronte a Confindustria quando le è stato detto che agli industriali genovesi piace questo piano urbanistico perché loro hanno collaborato alla sua stesura. Dunque, facciamo chiarezza. Le piace o no? E se diventa sindaco, lo applica subito oppure andiamo nel periodo di salvaguardia? La ringrazio di questa interpretazione un po' maliziosa, ma in realtà non è così. Ero presente, quindi sì, depongo certo la riflessione mia. Allora, possiamo andare a vedere che cosa avevo detto in quella circostanza. Io ho detto che il PUC è uscito, diciamo, con dei principi in sé abbastanza condivisibili, anche perché abbastanza vaghi. Ne cito uno su tutti, che è quello che è rimasto un po' impresso, l'idea di costruire sul costruito, cioè avere una città che, non crescendo, visto che stiamo continuando a perdere posti di lavoro e abitanti, non ha bisogno di espandersi verso le colline e deve piuttosto riqualificare un tessuto urbano esistente che spesso è molto degradato. Quindi questa è una buona idea, lo condividevo allora e la condivido adesso. Ho criticato allora e critico anche adesso e non ho minimamente mutato le critiche in relazione alle opinioni di Confindustria, che peraltro conoscevo già allora, il fatto che poi spesso non si diano delle opzioni concrete per realizzare gli obiettivi del piano. Per esempio, sulle, mi pare siano 38 aree di trasformazione che fotografano quelle aree in cui davvero potrebbe succedere qualcosa per il futuro della città, l'amministrazione non dice nulla, lascia sostanzialmente dei buchi neri aperti a qualunque proposta di qualunque soggetto privato, che poi apre una fase di negoziazione molto oscura in cui non si capisce né i tempi, né le modalità, né le regole, né le procedure, né i costi, e potrebbe succedere, come abbiamo visto succedere tante volte in questi ultimi anni, che arrivano degli investitori con dei programmi interessanti anche per l'occupazione a Genova e poi se ne vanno perché il comune non dà risposte, le dà troppo lentamente. Questi sono i punti. Oppure sulla riqualificazione ambientale legata al PUC, il comune dice che la vuole fare, ma poi concretamente il PUC non dà alcun incentivo per riqualificare in modo ambientalmente sostenibile. Lo applica o no? 10 secondi. Lo applico certamente, ma attuando tutte quelle modifiche che servono per renderlo operativo. Spero di essere altrettanto malizioso con Doria, visto che mi è stato detto che ho fatto una domanda maliziosa. Dunque, lei si ritrova, se fa il sindaco, con questo documento fondamentale per lo sviluppo della città, che al suo interno, stiamo parlando del piano urbanistico, prevede anche la realizzazione della Gronda, la Gronda autostradale di Ponente. Cosa fa se diventa sindaco? Sconfessa il lavoro fatto dalla giunta di centrosinistra, con le stesse forze come il PD, l'Italia dei Valori che l'appoggiano, e quindi non lo adotta, oppure lo adotta Gronda compresa? No, il piano urbanistico è un qualcosa di complesso che disegna la città da tanti punti di vista. Questo PUC contiene, secondo me, dei punti assolutamente positivi. La linea verde come principio di salvaguardia delle zone verdi collinari della città, l'idea di costruire sul costruito, questa idea di riqualificare il tessuto urbano. Per quanto riguarda la fase attuale, siamo nel momento delle osservazioni che dovranno essere comunque recepite o in ogni caso valutate dal nuovo Consiglio Comunale, che avrà un altro compito importante, quello di fissare dei criteri e di definire meglio certi criteri, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di queste aree di trasformazione, dare regole più precise. E una delle regole più precise è che una parte delle aree che erano state destinate in passato ad insediamenti produttivi dovranno continuare a essere destinate ad insediamenti produttivi, proprio per favorire la presenza di un'attività anche manifatturiera in città. Per quanto riguarda la Gronda, il discorso è semplice, non è ancora è prevista, ma è un'opera di cui non è ancora cominciata, lo dico per informazione dei telespettatori, non è ancora incominciata la valutazione di impatto ambientale. Quindi la società proponente deve ancora rispondere a una serie di osservazioni fatte dal Ministero dell'Ambiente,
al termine della fase di risposta comincerà la valutazione di impatto ambientale, che appunto non è ancora cominciata e non sapremo come finisce. Il PUC però lei lo adotta? Il PUC sì, viene adottato. Anche in quella parte della gronda, quindi? Viene adottato e dopodiché si tratterà di valutare singole parti di esso. Allora, abbiamo 2 minuti a questo punto per un confronto sulle opere infrastrutturali tra i due, perché mi pare di capire che su questo ci sia un po' di differenza. E allora, Musso, vuole iniziare lei sulle opere infrastrutturali? Che differenza c'è se lei fa il sindaco o se lo fa Marco Doria per la città? Via il tempo. In particolare sulla gronda, perché nella risposta di Marco, ho trovato la risposta di Marco Doria piuttosto incompleta. Quanto al termine della valutazione di impatto ambientale, stando al programma di Marco Doria, c'è scritto che terminata quella si farà una valutazione trasportistica e che terminata quella si farà ancora una ampia valutazione con la città, il coinvolgimento della città, eccetera, che assomiglia molto a quello che è stato il débat public, che ha impiegato praticamente tutto il ciclo amministrativo del sindaco Vincenzi. Par di capire che dopo la valutazione di impatto ambientale si ragionerà ancora se serve dal punto di vista trasportistico e poi si ragionerà ancora sulla città per vedere se quest'opera serve davvero e così via. Questa cosa, a parte che confligge totalmente con quello che c'è scritto sul programma del PD, che invece dice che la gronda la vuole fare, punto e basta, ed è una priorità assoluta per lo sviluppo della città, cosa che peraltro io condivido. Facciamo rispondere anche Doria, perché se in 2 minuti non ci stiamo. Lei ha già detto che... Pensavo che fossero 2 minuti per me. Erano due minuti complessivi per potersi confrontare. È passato un minuto. Prego, allora, Doria. Risposta incompleta, dice Musso, e soprattutto incoerente con la risposta potrà non essere condivisa, ma è completa. È una risposta diversa rispetto a quella che dà il senatore Musso. Ma non è condivisa neanche dal suo partito. Sta nel programma del candidato sindaco, che è stato accettato dall'intera coalizione. Quindi questo è il programma del candidato sindaco e della coalizione. Detto questo, io ritengo che sia doveroso, quando si tratta di un'opera che deve ancora cominciare la valutazione di impatto ambientale, di fare anche una valutazione su quello che è il rapporto tra opere ed ambiente. Mi pare che ci non stiano arrivando... Non è stato fatto in questi 5 anni? No, tenga conto di una cosa, che una delle osservazioni del Ministero dell'Ambiente, nella famosa lettera alla quale la società deve rispondere, ed è un'osservazione che è anche prevista nella relazione finale sul débat public, è che questo dibattito pubblico non ha considerato tutte le opzioni, anche la cosiddetta opzione zero. Quindi la scelta è stata fatta su ipotesi di tracciato. Velocemente, Musso, se lei fa il sindaco, fermo restando la valutazione di impatto ambientale, la gronda la fa? Ferma restando la valutazione di impatto ambientale, la gronda si fa, già passato tutte le altre fasi di dibattito. Se lei fa il sindaco, se ci sarà il via libera della via, della valutazione di impatto ambientale, qualora ci fosse la valutazione di impatto ambientale, noi avremmo allora degli elementi più aggiornati sui flussi di traffico che saranno valutati con estrema attenzione. Bene, azzeriamo il tempo e ripartiamo con una domanda di Paolo Lingua che riguarda, ahimè, un altro tema mai risolto. Eterno. Paolo. Il Carlo Felice. Passiamo da un argomento all'altro. Allora, proprio in questi giorni si sta adombrando in nuove difficoltà di gestione finanziaria di questo tormentatissimo nostro teatro il ritiro dalla fondazione di 2 soci e forse anche di 3, tra cui la Finmeccanica. Si vede che stasera è destino che su questo tema io ritorni, ma questo lo si può anche capire. Se la Finmeccanica dimezza la sua presenza, il suo ruolo in città, è ovvio che tende a uscire anche dalle attività promozionali. E addirittura si profila anche un ritiro di Garrone, quindi, che tra l'altro consentì nel 92 l'ultima fase per la realizzazione del teatro. Ecco, voi come vi sentirete di affrontare una struttura di questo genere che ha avuto, da quando è stata ricostruita, 20 anni e più di vita tormentata? Tocca rispondere per primo al professor Marco Doria, prego. Carlo Felice è secondo me uno dei simboli della città, al quale la città non può rinunciare. Questo come premessa di ogni ragionamento ulteriore. Naturalmente è una fondazione che, anche qua, non è una specificità italiana, soffre come tutte le fondazioni liriche. A questo punto in Italia ci sono altre fondazioni liriche che stanno peggio, fondazioni liriche che sono state anche in questo caso penalizzate dal taglio del fondo, del FUS, che è il fondo per lo spettacolo che viene...